Dal professionista alle aziende, Wolters Kluwer offre servizi e soluzioni software complete, affidabili e integrate per la gestione di adempimenti contabili e fiscali, organizzazione dello studio, amministrazione del personale, rilevazioni presenze, ERP, il cloud, la condivisione tra professionisti e aziende. Con le soluzioni Wolters Kluwer, professionisti e aziende sono sempre in contatto e possono scambiarsi qualsiasi tipo di documento. Wolters Kluwer, when you have to be right. Dall'esperienza centenaria della famiglia Brogna e dalle migliori olive della nostra terra nascono le nostre linee di oli biologici di qualità incomparabile ed apprezzate in tutto il mondo. Visita il nostro sito www.gabro.it. Gabro, l'oleificio bio più antico d'Italia. Segreto per un ottimo dolce? 3 dosi di esperienza nel settore, 4 dosi di materia prima di primissima qualità, 2 dosi di amore per l'arte pasticcera, 6 dosi di passione, un pizzico di fantasia. Hai voglia di provarlo? Ci trovi a Corigliano Calabro, via Enrico Berlinguer. Telefono 0983 88 32 67. Vieni a trovarci. Potrai assaggiare colombe e pastiere di produzione artigianale e le nostre fantastiche uova di Pasqua personalizzate. Pasticceria Mazzei. La ricetta della felicità. Ristorante 5 gradini. La nostra cucina di tradizione soddisfa i gusti più raffinati, offrendo piatti tipici della vera cucina marinara, con pescato dei nostri mari sempre fresco. Per info e prenotazioni chiamalo 0984 16 34 481. Visita la nostra pagina Facebook Ristorante 5 gradini. La bontà del mare nel tuo piatto. La Regione Calabria ha patrocinato i corsi gratuiti d'inglese della durata di 3 mesi con professori madrelingua e rilascio di attestato finale, con le sole spese di segreteria di 59 euro. I posti sono limitati. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Siamo presenti a Cosenza, Rende, Paola, Corigliano, Castrovillari, Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria e Messina. Scegli la sede più vicina a te. Corsi di inglese gratuiti patrocinati dalla Regione Calabria. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Ben ritrovati ad un'altra puntata di Amica Economia, ben ritrovato Franchino Perri. E ben ritrovato Marco Diesi. E un saluto vi giunge anche dal responsabile di redazione Pino Lucia, ma anche dal nostro partner principale. Sì, ancora una volta un grazie a Wolters Kluwer, soluzioni per professionisti e imprese, software, editoria e scuola di formazione. Tra le varie aziende d'eccellenza presenti in Calabria, oggi abbiamo la fortuna di ospitare qui ad Amica Economia l'amministratore delegato dell'Italiana Gas, abbiamo l'avvocato Roberto Rugna. Buonasera. Benvenuto avvocato. Grazie. Grazie a voi. Allora, parliamo di aziende d'eccellenza, visto e considerato che si parla anche di un'attività molto particolare. Sì. Prima di entrare nello specifico, ci vuole parlare di cosa si occupa la sua azienda? Ah sì, certo, certamente. La Italiana Gas fa parte del nostro gruppo Rugna, quindi il gruppo familiare, una delle aziende, diciamo, storiche della Calabria, operante da diversi anni, insomma, ormai possiamo parlare di decenni. Sono 35 anni, se sì, non vado errato. 35 anni di attività, io sono, diciamo, alla seconda generazione, è stata, diciamo, fondata da mio papà, quindi lui il vero pioniere, insomma io ho soltanto l'onere di traghettarlo, insomma, e di cercare di tenere sempre quegli standard qualitativi e il target, insomma, molto alto che ci siamo prefissi. Più o meno siete coetanei con l'azienda? Sì, più o meno diciamo che siamo coetanei, insomma io adesso mi avvicino, insomma, sono 37 anni, insomma, per cui allora sì. Diciamo, ecco, me la sento proprio mia, perché da quando ero piccolo, insomma, ecco,
ho sempre vissuto, ecco, respirato anche in prima persona tutte quante le attività. Il caso di dire siamo cresciuti insieme. Sì, siamo cresciuti insieme, quindi ecco, è un legame veramente molto molto forte, perché ricordo sin da quando ero piccolo, insomma, anche il papà mi portava spesso con lui sui vari cantieri, nei vari comuni dove operavamo, quindi partecipavo anche attivamente, insomma, ecco, quello può fare un ragazzo, insomma, sentendola veramente una cosa mia, insomma, quindi sì, posso dire veramente che siamo cresciuti insieme. Certo. Grande fortuna questa per il padre, perché almeno ha visto crescere questa azienda anche nelle mani del figlio. Quindi... Sì, niente, la cosa che ci gratifica molto, insomma, e ci onora il fatto che comunque è un'azienda che, insomma, opera, come dicevo prima, ormai nel settore da tantissimi anni. E possiamo dire che abbiamo contribuito a portare, insomma, almeno spero, un beneficio per tutta quanta la nostra regione, con tutta la metanizzazione che abbiamo portato, insomma, nei vari comuni a livello regionale, ne abbiamo fatti veramente tantissimi. Quindi, ma soprattutto il fatto che abbiamo dato tanta, ovunque siamo andati, insomma, oltre al servizio, insomma, penso sia importante. Anche, diciamo, posti di lavoro, e cercato, certo, ecco, di distribuire quelle che poi sono, come giusto e doveroso penso che sia, fare, insomma, di distribuire la ricchezza anche nel nostro territorio. Insomma. Sì, voi riuscite a garantire posti di lavoro anche nei luoghi in cui intervenite? Assolutamente. Noi, ecco, come dicevo prima, è una nostra, diciamo, volontà anche mia e di mio padre, nostra, di dove andiamo, ovviamente, insomma, dare posti di lavoro, insomma, ecco, anche con tutti quanti, sia per quanto riguarda a livello di operai, diciamo, di manovalanza, ma anche di fornitori e quant'altro, insomma, perché penso, sì, sia uno dei fattori più importanti e imprescindibili, insomma, sì, andando in ovunque andiamo, insomma, cerchiamo, ecco, di coinvolgere il più possibile e di arricchire l'indotto, esattamente, anche del territorio. Beh, penso sia il minimo, certo, che uno debba fare, insomma, perché, certo, perché ricordiamo, la Italiana Gas si occupa di tutti quei sistemi, di tutti noi quei... facciamo, ecco, magari lo dico io, ecco, è meglio, noi è meglio, facciamo, perché... diciamo, ci occupiamo prevalentemente della costruzione, della gestione, della manutenzione delle reti gas in particolare, sì, e anche, diciamo, degli acquedotti, sì, abbiamo partner come Italgas, come Eni, Agip Gas, CPL Concordia, la Cesi di Imola, la Bonatti S.P.A., la Silla Cegas APS, con cui abbiamo cooperato, insomma, in altre diverse, diciamo, attività. Quindi nomi siamo radicati, multinazionali. Sì, sono multinazionali con cui, ecco, ci onoriamo, ecco, di essere, sì, stati scelti e di aver condiviso un percorso, di far parte, insomma, sistematicamente, sì, insomma, di poter operare e lavorare insieme. Quello che, ecco, è la cosa importante, ma per qualsiasi lavoro penso sia la correttezza, la trasparenza delle regole, il rispetto delle regole, l'assoluta trasparenza, ma soprattutto la grande professionalità e gli investimenti sistemici e sistematici che bisogna approntare man mano che si va avanti. Quindi quello che dico sempre io, la mia esperienza anche di giovane, e lo dico anche, insomma, a tutti coloro con i quali mi confronto sistematicamente, insomma, i miei amici e i miei colleghi, come loro anche ben sanno, oggi purtroppo qualsiasi lavoro tu fai devi essere assolutamente preparato e devi dare il massimo di te sotto tutti i punti di vista. Quindi significa essere strutturato in un determinato modo, significa offrire determinate target di qualità, di sicurezza, quindi avere degli standard molto, sì, molto elevati, ecco, se vuoi fare la differenza. Formazione e aggiornamento anche continuo. La formazione penso personalmente sia un valore aggiunto ed è una cosa imprescindibile e fondamentale, perché, sì, oggi personalmente, insomma, senza formazione ritengo che non si possa fare, con la velocità in cui cambiano le cose e come va il sistema, insomma, sì, devi assolutamente adeguarti, quindi capire il vento prima e adeguarti in maniera immediata. Insomma. Ma spesso la formazione, secondo me, non dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente sui prodotti, sull'innovazione del nostro settore, come nel suo caso per quanto riguarda gli indotti di gas, condotti di gas e quant'altro, ma anche nella cultura d'impresa. La cultura d'impresa è un ramo che, cioè, è una cosa molto, molto seria e molto importante. Io vi dico la verità, sono molto contento, insomma, di fare parte ormai da tanti anni di una nostra associazione che è Confindustria Cosenza,
col quale ho il piacere e l'onore, insomma, di condividere anche alcuni incarichi. Sono delegato regionale dei giovani, sono anche delegato regionale dell'ANCE senior e sono referente di una commissione, insomma, innovazione e tecnologie, quindi nella sede centrale a Roma, dove appunto vengono affrontati in maniera periodica tutti quelli che sono gli argomenti di interesse generale per quanto riguarda il nostro comparto, il nostro ambito, che la nostra sezione è l'ANCE, cioè l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Bene, per me sicuramente è motivo, oltre che ovviamente di orgoglio, insomma, personale, di onore, di grande responsabilità anche verso chi, diciamo, ha fatto in modo che potessi rappresentare, insomma, in queste sedi, ma è anche motivo importante di condivisione, di confronto, perché senza confronto penso che non si riesce a, insomma, ad avere una vision globale a 360 gradi. E anche una crescita. E soprattutto una crescita, certo. Noi ad soprattutto una crescita. Abbiamo ormai questo filo conduttore che è il concetto di rete. Il concetto di rete, ecco. Quanto è importante fare rete? Ma io penso che oggi sia fondamentale fare rete. Uno dei problemi, a mio modestissimo avviso, che abbiamo in Calabria è quello che noi negli anni passati abbiamo fatto pochissima rete. Quindi quello che posso dire personalmente, che penso in maniera molto schietta, è che dobbiamo lavorare, diciamo, sotto questo profilo, quindi di inculcare anche le nuove generazioni quelle che sono, diciamo, le peculiarità e le caratteristiche più importanti, ossia fare rete d'impresa. Perché solo così possiamo veramente volerci bene, ma proporci e costruire il meglio per la nostra terra, il nostro territorio, la nostra regione. Abbiamo veramente, ecco, vi posso garantire delle eccellenze in Calabria molto molto importanti, che molte volte sono lasciate fine a se stesse e non hanno il giusto valore che meriterebbero. Sì. Devo dire, ecco, e questo sono molto contento perché Confindustria, insomma, di cui faccio parte, reputo un'associazione molto seria, fatta di gente molto competente, quindi parlo della struttura, e di gente capace che veramente si spende, diciamo, per il territorio e per portare anche in maniera, diciamo, forte quelle che sono, diciamo, le richieste importanti delle aziende. Fatto sta che, ecco, non con le parole ma con i fatti, che è la cosa che per me conta, il 14, quindi nella prossima settimana, avremo a Catanzaro, per la prima uscita, il nuovo presidente di Confindustria Nazionale, Vincenzo Boccia, che verrà a Catanzaro, insomma, proprio per rendersi conto di quelle che sono le criticità e quant'altro. Sicuramente, insomma, penso che questo sia un risultato molto importante e positivo che è stato avuto da tutta l'associazione e anche dal presidente, il presidente Mazzucca, insomma, che devo dire è una persona che è molto in gamba, sì, competente, che si spende tantissimo per il territorio. Che poi bisogna dire che il concetto di rete non si ferma soltanto nelle parole, per quanto riguarda, come abbiamo, certo, sentito dalle parole dell'avvocato Rugna, ma perché anche fare rete vuol dire anche arricchire quell'indotto presente in quei paesi, in quelle province in cui si va ad operare. Assolutamente. Cioè fare rete d'impresa, ecco, mai come in questo momento, è fondamentale, perché prendiamo per esempio quello che possiamo, facciamo un raffronto con altre regioni, ecco, sì, che senza fare, però ecco, io guardo l'Emilia Romagna, ecco, come voi ben sapete, e lì il sistema, diciamo, di cultura d'impresa e di cooperazione ormai è... Sì, è ormai da anni presente. Esattamente, è già vecchio, ecco, quindi sono... però è stato determinante per la crescita dello stesso territorio, per creare occupazione, per creare ricchezza e per far sì che quella determinata regione oggi, diciamo, in ambito nazionale e internazionale, ha un ruolo di primissimo piano. Allora dico, noi... Ecco, parlo sempre con i piedi per terra e umilmente, perché me... Certo, insomma, sì, facendo anche i dovuti rapporti. Noi abbiamo veramente delle capacità enormi, abbiamo dell'eccellenza, abbiamo delle persone veramente in gambissima. Ma perché, porca miseria, non riusciamo anche noi a trasmettere e a fare questo come fanno loro? Io dico una cosa molto semplice. La mia zona, diciamo, dove ho la sede legale dell'azienda e dove teoricamente vivo, quindi solo dormo, e Corigliano, quindi sì, la Sibaritide. Ecco, posso dirvi che è una zona molto interessante, ma
zona ricca. Una zona molto ricca, ma ricca di storia, dove ci sono, insomma, che... Ma è ricca anche ma di... Ma soprattutto ricca a livello imprenditoriale. Ci sono delle realtà e delle competenze molto importanti e molto interessanti. Eppure, ecco, magari quelli che dovrebbero essere i comparti più importanti, che ne so, in quel frangente può essere l'agricoltura, come anche il turismo. Il turismo. Non vengono, non ci sono degli investimenti o degli investitori, ecco, che vengono ad investire lì, sia per mancanza delle cose primarie, che quali sono le infrastrutture che, sì, di cui siamo veramente carenti. Avvocato Rugna, ma in questo caso stiamo coinvolgendo direttamente o indirettamente quello che è il mondo della politica. Quindi, no, ahimè, io faccio l'imprenditore assolutamente, lungi da me. No, sicuramente indirettamente stiamo che... coinvolgendo, perché parliamo di infrastrutture, parliamo di turismo, parliamo di tanti altri aspetti che in questo caso fa da padrone la politica e probabilmente è un po' assente dal nostro territorio calabrese. Ma io sono un positivo, nel senso che cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Beh, anche mia moglie dice spesso così. Di dare fiducia anche a chi è andato, diciamo, veramente ci aspettiamo tanto, perché non possiamo permetterci di perdere il treno del quale, diciamo, sta passando, che in questo momento sono tutti quanti i fondi dell'Unione Europea che, diciamo, sono stati versati. Quindi noi imprescindibilmente dobbiamo cercare assolutamente di cogliere al balzo questa opportunità, sì, e farla nostra, creando tutte quelle cose che magari in, sì, questo momento non ci sono, ma così come hanno fatto anche tutte le altre regioni. In base alla sua esperienza, cosa migliorerebbe in Calabria, se fosse per lei? Ma ci sarebbero tante cose da migliorare, però partirei dalle cose semplici, dalle cose piccole. Innanzitutto forse cercherei di insistere sulla mentalità anche delle persone, nel senso che noi veramente dovremmo cooperare di più tra di noi, cercare, mi collego a quello che dicevamo prima, fare rete d'impresa, che poi è la cosa più importante, perché questo può essere veramente il valore aggiunto e fondamentale per una ripartenza, una sì, ricrescita. Siamo stati sempre accusati, diciamo, anche, e dobbiamo fare il mia culpa perché è la verità, in passato, insomma, che aspettavamo sempre che venisse qualcosa dall'alto e magari, ecco, adesso il tempo... Questo tempo qua è finito, c'è bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare seriamente, lavorare sodo, perché solo con il lavoro e con i fatti reali si può produrre, ecco, secondo me, quella differenza e quel quid pluris che è, sì, fondamentale. Insomma. Anche perché al di là delle criticità presenti di cui si accennava precedentemente, però è anche vero che non c'è da parte degli imprenditori, da parte dei professionisti calabresi, quella consapevolezza e quella sicurezza di potersi far valere e di poter far conoscere le proprie valenze. Non crediamo in noi stessi. Ma secondo me, ecco, una bella riflessione questa qua. Io anch'io certe volte me lo chiedo, qual è effettivamente il problema per il quale... Non sappiamo proporci alcune volte. Forse aspettiamo sì, soltanto forse... che qualcuno dall'alto ci prelevi. Ma sarà un forse problema sì, anche di autostima. Non lo so, il fatto è che comunque noi abbiamo veramente delle eccellenze, insomma, ma fiori di professionisti e anche, come dicevo prima, aziende eccellenti. Ecco, bisogna soltanto cercare in qualche modo di coniugare diciamo tutti questi ingredienti al fine che divenire insomma ad un risultato positivo, insomma, ecco, sì, noi dobbiamo cercare di insistere, lavorare sodo, battere sempre sotto questo fronte, perché io veramente sono fermamente convinto che con il lavoro, perché senza lavoro non si va da nessuna parte, con il lavoro serio, quindi abbassando la testa e pedalando. E abbassando anche un po' le tasse. Quello è un altro giusto così, un altro tema che forse, insomma, non basterebbe. Ogni tanto viene inserita, insomma, questa per dirlo così. Abbiamo di striscio. A livello imprenditoriale abbiamo tanti problemi, ecco, io non ve li sto a raccontare, li conoscete meglio di me. Beh, quelli che sono i ritardi dei meglio pagamenti. No, ma insomma. Ma forse uguale, ci sono tante problematiche, insomma, ecco, si può sperare solo in meglio, perché peggio di così penso che veramente non si possa andare. E a proposito di questo, tre cose di cui avrebbe bisogno l'imprenditoria calabrese, ma a questo punto io mi riferisco all'imprenditoria anche nazionale,
Se parliamo di taglio delle tasse e del cuneo fiscale da ridurre, su questo insomma andiamo a sfondare una porta aperta. Sì, ma altre cose di cui ci sarebbe bisogno davvero da imprenditore, che parla per sé ma per tutta la sua la classe imprenditoriale e da delegato anche di Confindustria, delegato regionale. Vabbè, io parlo adesso in questa veste come imprenditore, insomma con piacere, posso dire la mia sotto questo ambito, nel senso che sicuramente il problema delle tasse è un problema molto serio per noi aziende, perché abbiamo una pressione fiscale veramente a livelli esorbitanti, insomma siamo l'unico Stato in Europa che è gravato così tanto da questa situazione asfissiante. Ma diciamolo pure che siamo vicini al 70%. Al 70%, sì, la tassazione si attesta quasi al 70%. Per i non addetti ai lavori, se guadagniamo 100, 70 sono dello Stato. Per le vie, per le casse dello Stato e il restante 30 magari. Però in caso di perdita la divisione non è equa anche in questo modo, no? Voglio dire, non è così. A questo se ci aggiungete nel nostro comparto, come purtroppo anche in altro, ma in particolare nel nostro, quindi nell'edilizia, che abbiamo dei ritardi enormi dei pagamenti, sì. Capite che è diventato veramente difficile, perché anche un'impresa virtuosa e tutto quanto insomma può andare in difficoltà, in sofferenza per via degli mancati incassi. Ma anche perché nel suo settore, non vorrei sbagliarmi, non si parla di cifre di 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o massimo 5.000 euro. No, lì parliamo di appalti di milioni di euro. Sì, si parla di quindi volumi importanti. I ritardi di pagamento comportano... La bravura è cercare di ricorrere alle banche il meno possibile, avere un capitale proprio, quindi ecco una solidità. È una forza che ti crei col tempo e tutto quanto, una gestione molto attenta e accorta, una organizzazione che deve essere perfetta in ogni suo comparto. Ecco, queste qui sono le cose che ci permettono oggi di essere competitivi ed essere, diciamo, sul mercato. Diversamente, se io dovessi far fronte alle banche piuttosto ad altre cose, come magari purtroppo molti miei colleghi si trovano in difficoltà proprio costretti ad affrontare, ecco, diciamo è normale che si vada veramente seriamente in difficoltà, ed è veramente un peccato, insomma. Certo. Un'ultima cosa di questi giorni, insomma di qualche mese fa, è stato approvato il nuovo decreto legislativo sul codice degli appalti. Sì. Ecco, noi per esempio come ANCE abbiamo sollevato diverse perplessità, in ultimo quella, diciamo, del requisito della SOA degli ultimi chiedono adesso che vengano contemplati per il certificato SOA gli ultimi 5 anni anziché i 10 precedenti. Per noi personalmente ritengo sia un grave danno, perché questi ultimi 5 anni combaciano proprio con gli anni peggiori della crisi. Sì. Quindi molte imprese che erano competitive si verrebbero a trovare dimezzate ed alcune addirittura a sparire. Cioè, proprio non nel pieno della crisi. Nel pieno della crisi. Non penso 2008, che sia, insomma, consideriamo, è una questione su cui porre attenzione. Insomma. Quindi, avvocato, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Noi la ringraziamo per essere stato io qui. Ringrazio voi per l'economia. L'interessante discussione. E buonasera a tutti, vi ringrazio veramente. Grazie. Voi restate insieme a noi per dopo un break pubblicitario. Ritorneremo qui negli studi di Amica Economia. La compilazione delle buste paga è complessa, ma la soluzione c'è. Wolters Kluwer presenta Giotto, il software che ti aggiorna automaticamente, guidandoti nella compilazione delle buste paga. Stiamo parlando di una soluzione che elimina alla radice il problema dell'aggiornamento normativo, che semplifica il lavoro di ogni giorno, che riduce errori e dimenticanze. Stiamo parlando di una soluzione guidata, integrata, aggiornata. Giotto. L'integrazione che paga. Dall'esperienza centenaria della famiglia Brogna e dalle migliori olive della nostra terra nascono le nostre linee di oli biologici di qualità incomparabile ed apprezzate in tutto il mondo. Visita il nostro sito www.gabro.it. Gabro, l'oleificio bio più antico d'Italia. Il segreto
conosciuto per un ottimo dolce? 3 dosi di esperienza nel settore, 4 dosi di materia prima di primissima qualità, 2 dosi di amore per l'arte pasticcera, 6 dosi di passione, un pizzico di fantasia. Hai voglia di provarlo? Ci trovi a Corigliano Calabro, via Enrico Berlinguer. Telefono 0983 88 32 67. Vieni a trovarci. Potrai assaggiare colombe e pastiere di produzione artigianale e le nostre fantastiche uova di Pasqua personalizzate. Pasticceria Mazzei, la ricetta della felicità. Ristorante 5 gradini. La nostra cucina di tradizione soddisfa i gusti più raffinati, offrendo piatti tipici della vera cucina marinara, con pescato dei nostri mari sempre fresco. Per info e prenotazioni chiamalo 0984 16 34 481. Visita la nostra pagina Facebook Ristorante 5 gradini. La bontà del mare nel tuo piatto. La Regione Calabria ha patrocinato i corsi gratuiti d'inglese della durata di 3 mesi con professori madrelingua e rilascio di attestato finale, con le sole spese di segreteria di 59 euro. I posti sono limitati. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Siamo presenti a Cosenza, Rende, Paola, Corigliano, Castrovillari, Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria e Messina. Scegli la sede più vicina a te. Corsi di inglese gratuiti patrocinati dalla Regione Calabria. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Ben ritrovati alla seconda parte di Amica Economia. Questa volta insieme a noi c'è il dottor Gian Vincenzo Benito Petrassi, segretario generale Wiltemp Calabria. Benvenuto. Grazie a voi. E allora si parla di lavoro, ovviamente, una delle organizzazioni sindacali più conosciute a livello nazionale. Ma di cosa si occupa? Qual è la mission della Wiltemp? La Wiltemp segue i lavoratori precari, segue in modo particolare i lavoratori in difficoltà, i lavoratori atipici. In modo particolare noi siamo firmatari di un contratto, il contratto in somministrazione. Seguiamo in Calabria un po' tutto il mercato del lavoro, un mercato del lavoro che oggettivamente oggi in Calabria è in serie difficoltà. E, tanto è vero che siamo spesso e volentieri costretti a scendere in piazza, sempre a fianco ai lavoratori, per chiedere per richiedere dei diritti che a nostro avviso dovrebbero essere scontati, che invece spesso e volentieri per le controparti che ci ritroviamo sono qualcosa che vanno conquistate. Ma quindi sono le aziende che poi alla fine non riconoscono i diritti dei lavoratori? Io non do la colpa alle aziende, io dico sono coloro che non rispettano i lavoratori, pubblici e privati. Beh, effettivamente sia nel pubblico che nel privato ci sono sempre dei rapporti umani, per cui gli errori possono anche nel pubblico avvenire, questi errori. Un argomento molto importante che al quale è a cuore, insomma, per la Wiltemp è il contratto di somministrazione, un contratto molto particolare che in Calabria pare che non riesca a spiccare il volo. Allora, il contratto di somministrazione subentra in Italia già da diversi anni. Agli inizi non era molto conosciuto, ad oggi a usufruire del contratto in somministrazione vi sono in Italia più di 700.000 persone. Ma in Calabria no però? In Calabria a stento vi sono 3.000 unità interessate a questo tipo, da questo contratto. Quindi abbiamo un rapporto 700.000 in Italia, soli 3.000 in Calabria. 3.000 in Calabria. 3.000 non saranno pochissime, però rispetto al resto dell'Italia rappresentano una piccolezza. Il contratto di somministrazione cos'è? Il contratto del quale la Wiltemp insieme a CGL e CISL, alla NIDL CGL e alla FELSA CILS, la Wiltemp è firmatario. È un contratto che prevede, che dà la possibilità alle aziende praticamente di usufruire praticamente dei lavoratori tramite le APL. In Italia qualche anno addietro cambia il mercato del lavoro e i centri per l'impiego, ex uffici di collocamento, non sono più gli unici soggetti
che si occupano di ricollocare i lavoratori, sì. Subentrano praticamente anche le PL, agenzie per il lavoro. Sono delle aziende private? Sono delle aziende private. Le APL che si occupano anche di orientamento al lavoro, di ricollocare i lavoratori, sì. Sono poi quelle agenzie che, alle quali diciamo, si rivolgono le aziende private per avviare ammissione, così si dice, i lavoratori che le stesse aziende private richiedono. Sono in Italia, forse qualcuna si conosce, c'è Manpower, sì. Adecco, G-Group, Quanda, in Calabria era alle cronache diciamo, locali Obiettivo Lavoro, molto presente in Calabria. Sono diciamo, queste società che di cosa si occupano? Di due cose principalmente. Uno, praticamente si occupano del reclutamento del personale per quelle aziende pubblico o privato che lo richiedono. Sì. Cioè, cosa accade? Accade che un'azienda gli serve un cuoco per reclutare questo cuoco. Oltre a rivolgersi al centro per l'impiego, può rivolgersi ad una di queste agenzie che cosa fa? E si occupa praticamente di raccogliere i curriculum di coloro che sono interessati e fa la selezione per conto dell'azienda che ha richiesto questo cuoco in modo tale successivamente da avviarlo a missione. Cosa succede quando il lavoratore viene avviato a missione? Accade che il lavoratore viene contrattualizzato dalla PL, sì. Da G-Group. Sì. E una volta contrattualizzato dal G-Group, questo lavoratore viene inviato proprio così, diciamo, in missione presso il ristorante Y che ne ha fatto richiesta. Sì. Quindi cosa accade? Per la prima volta non c'è più un rapporto bilaterale fra lavoratore e azienda, ma il rapporto diventa trilaterale. Azienda, lavoratore, agenzia. Sì. Bravissimo. E quali sono gli obblighi dell'impresa e gli obblighi di queste APL nei confronti dei lavoratori? Perché ci sono dei limiti di obblighi dal datore di lavoro, perché sono poi obblighi che vengono assorbiti dall'APL, vero? Sì, allora, i diritti e doveri sono tanti, sono scritti in un contratto, certo. Perché in realtà questi lavoratori vengono regolamentati da un contratto nazionale, così come vengono regolamentati i lavoratori metalmeccanici, dico metalmeccanici, sì. Perché è il contratto diciamo più conosciuto, sì. O come quelli del pubblico impiego. E questi, queste due parti, queste tre parti vengono, come dicevo poc'anzi, regolamentate da questo contratto che firma e vabbè, Will Temp, Nidel, Felsa per quanto riguarda le associazioni dei lavoratori ed Assolavoro, Assosom per quanto riguarda le associazioni datoriali. E, cosa prevede questo contratto? Prevede praticamente, allora, da premettere che per quanto ci riguarda il vero contratto flessibile, se mai ci dovrà essere, per quanto ci riguarda è questo. Cioè, perché è un contratto che dà una certa flessibilità all'azienda, che è, in alcuni momenti ne può avere anche bisogno della, certo, flessibilità, sì. Però allo stesso tempo è un contratto che dà anche dei diritti e dei vantaggi al lavoratore. Perché dico flessibilità all'azienda? Perché senza nasconderci dietro un dito e con grande oggettività, vi sono delle aziende che in alcuni periodi della loro esistenza dell'anno hanno dei picchi di produzione, hanno dei momenti in cui hanno, sì, bisogno di più personale. Certo. Spesso e volentieri non assumono perché hanno paura, è una verità, non te ne nasconderci, del fatto che quel lavoratore potenzialmente potrebbe, diciamo, che con quel lavoratore potrebbero nascere dei fraintendimenti, diciamo in questo modo, che anche potrebbe nascere un contenzioso. Un contenzioso, ma ecco, perché è un impegno non da è poco. È un impegno. Quindi cosa accade? O si assume con un contratto a tempo determinato quando si può fare, che è un'altra forma giusta che noi pubblicizziamo pure, oppure cosa fa questa azienda? Quando si tratta di pochi giorni o alcune volte anche di lunghi periodi, però legati ad un progetto specifico. Magari ad una commessa. Ad una commessa, certo, sì, ad una commessa. Alla realizzazione di un, di un qualcosa di ben specifico. Sì. Può rivolgersi a questa agenzia e gli dice: a me serve il cuoco per un giorno, come può dirgli: a me il cuoco serve per un anno. Nel momento in cui gli serve per un giorno il cuoco, cosa accade? Accade che quel lavoratore per un giorno va in missione presso il ristorante X. Se allo stesso ristorante questo cuoco gli serve per fra una settimana per un altro giorno o se fra un mese per un anno, sì, può sempre rivolgersi all'agenzia praticamente ed utilizzarlo,
non è una parola, sembra brutta come parola, certo, però per è quello che il contratto prevede, e per il tempo che crede più opportuno. Teniamo conto di una cosa, che fra i lavoratori di somministrazione oggi in Italia e anche in Calabria fra i 3.000 vi sono parecchi a tempo indeterminato. Chi posso sono fare questi? Una domanda provocatoria, sì. Però ma il guadagno di questa agenzia poi alla fine dove sta? Sta su un delta tra quanto vende la giornata del cuoco nel caso specifico e quanto realmente poi dà come compenso al cuoco stesso, oppure è l'azienda che deve pagare, diciamo, un qualcosa all'agenzia per aver usufruito di questo lavoratore? La domanda è interessante e anche giusta, perché cioè, se ci fosse un'unità a dire quello che stavamo dicendo finora, poteva nascere un malintendimento. In realtà l'azienda paga un di più all'agenzia per il servizio che gli offre. Okay. Al lavoratore non viene dato un euro in meno, anzi, al lavoratore come viene pagato il lavoratore? Viene pagato in funzione del contratto di appartenenza, sì, o di riferimento all'azienda che decide di utilizzarlo. Sì. Quindi, se un lavoratore viene chiamato in utilizzo da un ristorante, il lavoratore verrà pagato utilizzando il contratto, i parametri del, sì, contratto collettivo nazionale, sì, di servizi e commercio. Ma, sì. Se viene chiamato alla Fiat, utilizzeranno i metalmeccanici. Perfetto. Ma la domanda, questa mi incuriosisce molto, alla fine anche per un solo giorno, sì, ok, perché magari quel ristorante ha un matrimonio, ha bisogno di un cuoco in più, ma per quel giorno in questo caso l'agenzia rilascia al lavoratore proprio una vera e propria busta paga, sì, con l'attribuzione di un giorno? Di un giorno, sì. Questo è il vantaggio per l'azienda, è il vantaggio anche per il lavoratore, e come vi dicevo prima, è anche il motivo per il quale per noi è l'unico contratto flessibile, perché oggi purtroppo la normativa prevede anche altre forme di contratto flessibile, penso ai voucher, sì, non me ne vogliono, però oggettivamente... È stato anche un abuso, pare, sì, che in questi ultimi mesi. Quindi che spesso e volentieri rischia di sforare nel lavoro nero, un qualcosa borderline con la legalità. Sì. Guardi, c'è la somministrazione, ci sono ancora i collaboratori che dove si possono utilizzare, forse anche è giusto che si utilizzino, e poi per quanto ci riguarda c'è il contratto tipico di subordinazione. Sì, certo. Le altre forme noi pensiamo che siano forme eccessivamente flessibili, sì, come vi dicevo prima, nella somministrazione vi sono anche lavoratori assunti a tempo indeterminato, si chiamano staff leasing. Sono dei lavoratori che l'agenzia assume a tempo determinato. Perché questo lo fa? Per avere quella professionalità, soprattutto quando sono una professionalità molto ricercata, sempre a disposizione per le diverse aziende che si possono rivolgere a quell'agenzia. Se c'è una figura valida professionalmente, invece praticamente, e questo è un vantaggio per i lavoratori, invece di stare lui a girarsi le sette chiese nel momento in cui finisce un lavoro presso l'azienda Petrassi, per dopo trovarlo presso l'azienda Tiesi, cosa succede? L'agenzia, in questo caso la Manpower, a monte lo assume a tempo determinato, siccome sa che quella è una figura professionale molto richiesta, sa che lo può mandare in missione in quel settore, in tutte le aziende presenti sul territorio. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Questo lavoratore viene assunto a tempo determinato nei periodi in cui questo non opera. Quindi l'assunzione in questo caso fa l'agenzia. Sempre l'agenzia, a tempo determinato. E quindi potrebbe garantirgli una certa continuità. Sì, anche perché quando in quei periodi in cui nessuna azienda lo chiama, il contratto, sì, prevede praticamente un compenso, sì, si chiama un compenso, sì, di disponibilità. Sì. Quindi il lavoratore, diciamo, a piedi non rimane mai. Certo. Teniamo conto di un'altra cosa, giusto per essere sintetici, che praticamente chi usufruisce di questi contratti, e questo io lo voglio dire a tutti quei lavoratori che semplicemente sono stati chiamati o utilizzati da qualche agenzia, può usufruire tramite due enti bilaterali, Ebitem e Formatem, di diverse prestazioni che prevedono praticamente il pagamento di babysitter, di spese odontoiatriche, di spese sanitarie. Quindi chiunque ha usufruito, chiunque è stato utilizzato con questo tipo di contratto, sappia che può usufruire di alcune prestazioni gratuitamente, perché vi sono gli enti bilaterali di settore, di categoria, che danno questa possibilità. Dottor Petrassi, è una cosa importante, prima di passare all'altra domanda, chiedo scusa Franchino, perché questo è importante, se
qualcuno di voi volesse, sia imprese che lavoratori, volessero avere maggiori informazioni al riguardo, possiamo cominciare a dare dei contatti della Will Temp? Come no, noi siamo presenti in tutta la regione Calabria, la sede qua su Cosenza, sì. Abbiamo la sede su Viale Parco, c'è un'iscritta enorme. Sì, certo. C'è anche il sito internet. Via Scopelliti, c'è praticamente il sito internet. La Will Temp è molto conosciuta e presente ovunque. Chiunque voglia venirci a trovare, noi siamo a disposizione. Benissimo. Quindi com'è www.willtemp.it. Quindi per voi che magari siete alla ricerca di lavoro, avete delle maestranze ben definite, rivolgetevi alla Will Temp, da www.willtemp.it. E magari vi aiuteranno a trovare presto una collocazione. Sì, magari vi potrebbero informare meglio su questo, questo argomento che abbiamo trattato, che è interessantissimo. Saremo a fianco ai lavoratori per un orientamento al lavoro più corretto, sì. Che troviamo noi una collocazione un po' difficile, no, però certo. Saremo a fianco a loro nel seguirli in questo mondo, in questo mercato del lavoro ultimamente un po' troppo complesso. Certo. Una domanda che mi nasce spontanea, ma il lavoratore che si rivolge all'agenzia deve pagare qualcosa per iscriversi? No. Okay. È tutto gratis. Benissimo. Tutto gratis. E invece per quanto riguarda la situazione del precariato in Calabria, degli LSU, se ne sente parlare davvero da tanto. Sì, guardi, allora, il precariato in Calabria è vasto, quasi infinito, perché poi al precariato ci aggiungono anche i disoccupati, che un lavoro non l'ha mai avuto. Noi siamo sul pezzo, in modo particolare, in quest'ultimo periodo, sugli LSU e più, per i quali noi puntiamo alla stabilizzazione definitiva. In questi giorni avremo un incontro con l'assessore, incontro nel quale noi chiederemo che si riavvii quell'iter, quei tavoli di trattativa anche con il governo nazionale, affinché entro il 2016 si chiuda definitivamente la stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU. Poi vi sono i lavoratori in mobilità in deroga, che si aggiungono, come dicevo prima, ai tanti lavoratori disoccupati. Noi per questi cosa vogliamo? Vogliamo che si creino i presupposti affinché queste persone ritornino al lavoro, perché queste persone vogliono lavorare. Noi dobbiamo creare presupposti affinché in Calabria il tessuto produttivo venga rigenerato, ricresca. Dobbiamo mettere in campo dei bandi che incentivino l'occupazione, che incentivino le aziende che decidono di assumere queste persone. Dobbiamo mettere in campo delle politiche attive che mirino a far fare dei tirocini interessanti, che col tempo possano dare la possibilità a queste persone di essere collocate nelle strutture pubbliche e private. Pensiamo ai bandi fatti in questi giorni nei beni culturali, pensiamo ai bandi degli uffici giudiziari, vorremmo che questi bandi si facessero anche presso le scuole, presso gli altri uffici ministeriali, presso le aziende private. Cose da fare in Calabria ce ne sono tante, necessarie e indispensabili se vogliamo che la nostra regione ricresca e ritorni ad essere, che inizi ad essere praticamente una regione dove le persone decidono di viverci con dignità e serenità. Benissimo. Noi ringraziamo ancora una volta Gian Vincenzo Benito Petrassi, e ricordiamo segretario generale Will Temp Calabria, e vi invito ad informarvi ancora una volta sia voi lavoratori sia le aziende, perché un'azienda sana, un'azienda anche che va a sfruttare quelle che sono le opportunità, vuol dire anche garantire del lavoro a coloro i quali sono alla ricerca. Quindi per quanto riguarda il contratto di somministrazione, rivolgetevi a Will Temp Calabria e avrete maggiori dettagli a riguardo. Grazie Franchino. Grazie a te Marco. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Ringraziamo anche Pino Lucia, responsabile di redazione, e ringraziamo Pierpaolo Livito per aver curato magistralmente la regia. Arrivederci a settimana prossima. Ciao. Al professionista e alle aziende, Wolters Kluwer offre servizi e soluzioni software complete, affidabili e integrate per la gestione di adempimenti contabili e fiscali, organizzazione dello studio, amministrazione del personale, rilevazioni presenze, ERP, il cloud, la condivisione tra professionisti e aziende. Con le soluzioni Wolters Kluwer, professionisti e aziende sono sempre in contatto e possono scambiarsi qualsiasi tipo di documento. Wolters Kluwer, when you have to be right. Dall'esperienza centenaria della famiglia Brogna e dalle migliori olive della nostra terra nascono le nostre linee di oli biologici di qualità incomparabile ed apprezzate in tutto il mondo. Visita il nostro sito www.gabro.it.
Gabro, l'oleificio bio più antico d'Italia. Il segreto per un ottimo dolce? 3 dosi di esperienza nel settore, 4 dosi di materia prima di primissima qualità, 2 dosi di amore per l'arte pasticcera, 6 dosi di passione, un pizzico di fantasia. Hai voglia di provarlo? Ci trovi a Corigliano Calabro, via Enrico Berlinguer, telefono 0983 88 32 67. Vieni a trovarci, potrai assaggiare colombe e pastiere di produzione artigianale e le nostre fantastiche uova di Pasqua personalizzate. Pasticceria Mazzei, la ricetta della felicità. Ristorante 5 gradini. La nostra cucina di tradizione soddisfa i gusti più raffinati, offrendo piatti tipici della vera cucina marinara, con pescato dei nostri mari sempre fresco. Per info e prenotazioni chiamalo 0984 16 34 481. Visita la nostra pagina Facebook Ristorante 5 gradini. La bontà del mare nel tuo piatto. La Regione Calabria ha patrocinato i corsi gratuiti d'inglese della durata di 3 mesi con professori madrelingua e rilascio di attestato finale, con le sole spese di segreteria di 59 euro. I posti sono limitati. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Siamo presenti a Cosenza, Rende, Paola, Corigliano, Castrovillari, Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria e Messina. Scegli la sede più vicina a te. Corsi di inglese gratuiti patrocinati dalla Regione Calabria. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute.